Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi oggi parliamo di un sacco di novità che sono arrivate con la patch 5.41 di Fortnite. Ovviamente ragazzi la prima cosa di cui parliamo è il nuovissimo Fortatile, un'arena enorme che si costruisce con l'impatto della granata fortatile, chiamiamola così, che possiamo ottenere solo di rarità leggendaria e che permette appunto di avere un'enorme costruzione ben più grande di quella che eravamo abituati a vedere. Arriva anche ragazzi la nuova modalità a tempo limitata in Fortnite, nel Battle Royale, si chiama singoli volanti, praticamente una battaglia reale normalissima con la particolarità che si potrà riaprire il deltaplano ogni volta che cadiamo da un'altezza elevata. Molto molto interessante anche questo. Per quello che riguarda il parco giochi invece, viene introdotta insieme al nuovo Fortatile anche l'arena acuminata. È praticamente uno stadio che viene generato di 7x11 pieno di trappole danneggianti e di pedane rimbalzanti, quindi ragazzi ancora più divertimento per la modalità del parco giochi. Hanno risolto anche qualche bug per quello che riguarda il nostro Fortnite. Hanno risolto un ritardo che era presente quando si cercava di consumare velocemente una pozione scudo piccola, quindi uno shieldino uno dietro l'altro. Adesso è molto più veloce e da adesso il rampino non renderà più impossibile il cambio di attrezzatura, quindi per fortuna risolti anche questi bug. Hanno risolto anche un po', hanno ridotto un pochettino i tempi di pressione dei pulsanti modifica, quindi nella modalità vecchia scuola da 0,25 a 0,2, nella modalità costruttore veloce da 0,25 a 0,2, professionista del combattimento 0,25 a 0,2 e professionista delle costruzioni da 0,25 a 0,15. Hanno migliorato invece ragazzi il gameplay, hanno ottimizzato la fluidità di gioco per le CPU della Xbox One, quindi per tutti i giocatori da Xbox, e quindi sicuramente il gioco sarà più fluido. E hanno migliorato sempre per Xbox anche il layout di alcuni file per le prestazioni dello streaming, quindi chi streama utilizzando la funzionalità interna di Fortnite adesso dovrebbe andare tutto meglio. Da adesso ragazzi, per quello che riguarda la grafica del gioco, verranno mostrati i caratteri con il punto di domanda ogni qualvolta che troviamo dei nomi che utilizzano appunto caratteri un po' strani, meglio così per noi. Hanno risolto il problema dove non appariva il reticolo della mira durante la lobby, non che ci interessasse, ma l'hanno sistemata, e hanno aggiunto nuove icone per rappresentare la piattaforma della console e del PC, in modo che riusciamo a essere, in modo che sia più facile distinguere i giocatori. Aggiunte anche per quello che riguarda la grafica, gli effetti visivi del cubo, quindi l'aura viola intorno al nostro giocatore, lo hanno tolta quando il giocatore usciva dall'area del cubo, purtroppo era presente anche questo, e hanno aggiunto una luminosità ai bordi delle piattaforme di rimbalzo, che è visibile però solamente dal lato opposto. Questo è stato fatto per aiutare i giocatori a capire quando una piattaforma di rimbalzo, quindi una buttafuori, si trova sul lato opposto di un'area elevata sopra di loro, in modo che non è che saltiamo e veniamo risbalzati fuori. Ci può stare. Hanno modificato anche delle cose su Save the World, aggiunte delle nuove missioni per l'orda settimanale 7, e hanno anche corretto alcuni bug dove impediva ad alcuni giocatori di completare alcune missioni nello scudo antitempesta. Ma ragazzi, con questa patch sono state anche recuperate nei file di gioco delle skin spettacolari che non sappiamo, ma potrebbero essere quelle presenti all'inizio del Battle Pass della Season 6, o potrebbero semplicemente essere aggiunte, ma non hanno più tempo per aggiungerle in questa settimana. Ve le faccio vedere ragazzi, guardate un po', mi tengo perché sono bellissime raga, sono bellissime. 3, 2, 1, sbong! La femmina del Ragnarok ragazzi, meravigliosa, meravigliosa. Abbiamo la possibilità di trovare
potrebbe essere questa, ragazzi, una delle due skin che vi avevo fatto vedere ieri, che potrebbero arrivare come la base della Season 6 o potrebbero essere introdotte. Secondo me, o fa come hanno fatto con la skin femmina del Galaxy, quindi la puoi dell'Omega, scusatemi, quindi l'Omega lo sblocchi a livello 100 della Season 5, la femmina di Omega la potevi acquistare per 2000 V-Bucks nello shop. Veramente molto bella, si chiama Valkyria questa skin, e insieme alla Valkyria arrivano anche, ragazzi, il suo deltaplano, che è praticamente un uccello leggendario di ghiaccio, mi sembra Articuno dei Pokémon, ricordo quando ero un ragazzino io, e le ali del Valkyrione, ragazzi, guardate che spettacolo, veramente una skin giusta, bella, ma guardate che storia, ragazzi, questa è la Pami truccata, raga, queste sono le skin recuperate invece per quello che riguarda, non si sa, potrebbero essere, boh, chi lo sa da dove arrivano queste skin, sono dei pagliacci che, ragazzi, hanno, ovviamente, come ogni pagliaccio malvagio che si rispetta, la doppia faccia, pagliacci che potrebbero essere inseriti e aggiunti con la possibilità di poterne modificare lo stile, un po' come è successo con il Tomato o come alla con il Tomato, quindi verranno messe delle missioni extra per sbloccare quello che potrebbe essere dell'outfit extra per le skin. Questa è la femmina, ragazzi, ma questo invece è il maschio, quindi due pagliacci molto molto belli, ragazzi, come vedete entrambi hanno dietro quella specie di doppelganger. L'abbiamo già visto, ragazzi, che nella Season 6 i doppelganger potrebbero essere i protagonisti della Season. E proseguiamo, ragazzi, con i due deltaplani di questi simpaticoni. Ecco il primo, meraviglioso, ragazzi, il deltaplano dell'autobus fatto con i palloncini. Veramente, veramente figo. Mi piace tantissimo. Questo, secondo me, è quello del maschio, perché per la femmina, ragazzi, sempre con i palloncini, ma abbiamo il deltaplanozzo dell'ama. Beh, ragazzi, questo era tutto ciò che riguardava la patch 5.41 della season numero 5, l'ultima probabilmente di questa season prima dell'arrivo finalmente della stagione 6. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi abbraccio tanto, vi mando un bacione e mi raccomando, iscrivetevi in tanti al canale. Noi ci vediamo stasera in live, ciao.